Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo tornati con un nuovo unboxing. Diciamo così che la freccia punta verso di me. Quindi andiamo a vedere subito di cosa si tratta, ovviamente io lo so già. E niente. Allora, qua ci sarebbe una linguetta. Allora, qua ci sarebbe la linguetta per aprirlo, ma a noi non piace così. E quindi ci andiamo diretti di taglierino. Ora lo faccio meglio. Signore e signori, un'altra scatola! Eccoci qua, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Non so se avete visto in campo, potrebbe avervi già spoilerato con questo. Comunque adesso vado a scoprire il tutto. Non so se siete pronti per questo però, Che dite, spacchetto? Voilà, i più esperti di voi avranno già capito di cosa si tratta, ma forse anche dal nome c'era scritto, qualcosa potevano aver intuito. Comunque abbiamo questo pezzo e poi qua sotto dell'altro un bel pannetto ed eccolo qua, un bel affare più o meno. Lascio un attimo qua il pannetto e vado a prendere ciò che ci serve. E tadan! Effettivamente è proprio quello che stavate pensando. Ora devo capire un attimo come si smonta il tutto. Magari c'è scritto qualcosa nelle istruzioni. Più che altro non vorrei fare danni, visto che non ho mai smontato tutto il visore, ma solo la parte dagli occhi. E qua abbiamo tutto il manuale. Questo non è l'Elite Strap originale, ma è quello della Kiwi, che dicono sia uno dei migliori e non costava neanche così tanto. Non so, in realtà non ho visto rispetto a quello originale. Comunque mi ispirava di più guardando le recensioni, però non avendo provato gli altri non so dirvi granché. Magari un giorno potrò sperimentare anche altri Elite Strap. Però qua, ok, non dice niente. In realtà io so che bisogna staccare questi, ma non so di preciso come. Intanto partirei staccando la parte davanti, che se non sbaglio va appunto staccata. Eccola qui. Sopra ci avevo messo quella che danno in dotazione per coprire il visore e dar meno fastidio agli occhi, in teoria. Qui si sfila molto semplicemente e fino a qua ci siamo. Guardate com'è bello nudo. No, veramente no. Ora devo solo capire. Ok, si stacca. Si gira anche. Vabbè, allora non voglio fare danni, quindi cerco un attimo e poi provo a guardare un attimo un video veloce, ce l'ho sicuramente anche tra i salvati. Comunque basta cercare
VR Elite Strap. Ok, forse stavo facendo giusto. Facendo in questo modo, diciamo. Ah, eccolo. Molto più easy di quanto sembrasse. Ok, messo un attimo da parte quello, abbiamo questo qua. E vorrà sicuramente agganciato qua dietro, però, perché sennò non ha senso. Abbiamo lo strap, quindi questo va sopra. Non so cosa state vedendo adesso di preciso, ma scusate un attimo. Ok, cioè, c'è anche la scritta dritta, quindi va bene. Qua dietro in realtà non so se c'è un lato. Sì, qua c'è scritto L, quindi così. Così e così. Mamma mia. Mastro costruttore mi chiamavano. Ok, è un pena duro. Oh. E sta a vedere che non si stacca mica così facilmente. Bene. Poi andiamo ad agganciare. Ma ci sono tutte delle etichette varie. In questo modo. È un po' noioso. Allargo, così faccio meglio, credo. Appena finito di dire che sono un mastro costruttore. Oh, là. È il primo. È entrato qua, sta ancora registrando. Sì, ecco qua. Tanto penso di aver cliccato il pulsante di accensione, ma non dovrebbe essersi acceso. Nice. Cerco di incastrarlo bene, che non voglio che poi si spacchi qualcosa o mi si stacchi mentre sono dentro a giocare, che non è proprio il massimo. Ora non ci resta che far passare questo di qua, sperando di riuscirci. Voilà. Ora, questo della Kiwi c'ha questa opzione. Tac, sta su praticamente il visore. Quindi voi ce l'avete addosso, dovete guardare il telefono così, lo tirate su e questo è un'ottima cosa. Più la regolazione fatta bene, questo insomma, dove con questo Elite Strap in teoria dovrei essere più comodo, star meno a rompermi le balle a regolarlo, perché devo dire la verità, con quello originale non è che mi ci trovassi, probabilmente per renderlo più economico e accessibile come visore rispetto ad altri, e quindi mi va bene che lo vendano anche così, però consiglio a molti comunque di prendersi un Elite Strap, guardarsi un po' le recensioni, scegliere se prendere quello originale o meno. Io adesso fatto questa scelta, poi vi saprò dire nei prossimi giorni se effettivamente ne valsa la pena o no. Adesso comunque lo andiamo subito a provare. Ok, telefono, posso staccare la registrazione, direi allarghiamolo. Ah, manca un'ultima cosa però piuttosto importante, ossia questo. Adesso ho staccato la registrazione sul telefono, comunque così come si attacca si aggancia. È tutto ad incastri praticamente. Ah, già attaccato. Ha fatto un clack unico, un po' più grosso. Si è attaccato tutti i ganci subito. Va bene. Se funziona così, meglio. Ok, mi sono fatto la coda così riesco meglio. Top. Devo dire top. Sta su che è una meraviglia. Allora, tiro ben su così. Allora devo capire questo sistema. Sta su. Ok, è un po' strano.
è particolare perché quando tirate su, allora aspettate che metto un po' meglio il laccio e provo di nuovo. Ok, bisogna un attimo regolarsi le robe, però devo dire che mi sembra già molto più comodo così. Cioè, perché si tiene anche dall'altra parte della testa. Mentre prima il peso era tutto davanti, praticamente. È molto più leggero. Cioè, è particolare. È particolare, però... però va bene. Ok, bisogna un attimo trovare la propria posizione, però non mi sembra male. Ora io penso che proverò un po' magari con Beat Saber o così, poi non so se vi metterò delle clip, però intanto nei prossimi giorni vi aggiornerò. Ora, non so se questo video lo vedrete direttamente questo venerdì, oggi è il martedì che è uscito il video inutile, quindi non andate a vedere, ma ve lo lascio lo stesso nelle schede se vi interessa. Proverò un po' meglio, vi farò sapere... se stringe ancora davanti come magari succedeva a volte con quell'altro. Perché magari per far sì che non se ne vada, che stia più fermo, magari siete in una situazione tipo Beat Saber, un po' così vi dite, vabbè dai lo stringo un po' di più e poi amen. E dopo alla fine vi togliete il casco e ci avete tutta la sagoma intorno agli occhi. Spero che con questo sia più comodo. Mi sembra già così che la risposta sia ovvia e poi comunque l'ho pagato, quindi spererei anche di sì, volentieri. E niente, non so se vedrete qualche clip già in questo video di io mentre lo uso, comunque bruttissimo. Alla prossima ragazzi, lasciate like se vi è piaciuto il video, ditemi cosa ne pensate voi degli strap, con quali vi trovate meglio, se questo qua della Kiwi l'avete provato, se anche voi avete scelto questo, non lo so, e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.